Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. Io sono Rachele e oggi vi parlo di una cosa molto speciale. Infatti vi parlo di un progetto a cui tengo molto. Avrei dovuto e voluto girare questo video insieme a Gaia, la mia amica, però purtroppo il Covid ha voluto diversamente. Io avevo anche pagato i biglietti aerei per andare a Roma da Gaia, ma ho preso il Covid proprio prima di partire, quindi non è stato possibile. Siamo abbattute un po' per questa cosa perché avevamo grandi progetti, però niente, alla fine facciamo due video separati e va bene così. Perché vi sto parlando di questo? Allora, partiamo dal fatto che io e Gaia siamo accomunate dalla stessa passione per la letteratura americana. Gaia la studia proprio all'università, segue dei corsi con dei professori magnifici di letteratura anglo-americana, mentre io mi sono appassionata al genere da quando qualche anno fa ho letto La macchia umana di Philip Roth. Dopo questo libro ho iniziato a comprare e a leggere più libri di letteratura americana e parlando con Gaia ci siamo rese conto che ad entrambe piacevano gli stessi libri. E io, visto che non seguo nessun corso all'università per il momento di letteratura anglo-americana, mi organizzo da me, cerco di guardare le interviste fatte agli autori, cerco di vedere delle lezioni online sulla letteratura americana, come la letteratura americana è cambiata nel tempo e soprattutto come questa ha cambiato le regole del romanzo canonico. Per questo motivo abbiamo iniziato a pensare di organizzare qualcosa proprio partendo da questo tema. È nato il nostro progetto, il nostro gruppo di lettura, primissimo gruppo di lettura intitolato Tempi Postmoderni, ideato appunto da me e da Gaia del canale Curly Into Books. Si chiama Tempi Postmoderni perché abbiamo deciso di focalizzarci sul modernismo e postmodernismo americano e abbiamo scelto volutamente degli autori che possono far paura, come ad esempio Faulkner, Pynchon, De Lillo, Vonnegut un po' meno, ma ad esempio a me Faulkner, Pynchon e De Lillo, io me la faccio sotto, perché sono degli autori mastodontici, quindi si ha un po' di quel timore reverenziale nell'accostarsi a questo tipo di scrittura, di pensiero, di letteratura. Tante volte io penso, mamma mia, come lo devo capire mai un libro del genere? Però vi posso dire che la prima volta che ho letto Faulkner non l'ho letto da sola, l'ho letto insieme a Gaia, abbiamo letto Mentre morivo, e devo dirvi che nonostante avessi paura all'inizio di non capire, perché effettivamente non si capisce niente nei romanzi di Faulkner, se non alla fine, perché sono talmente tanti i suoi personaggi che non si riesce subito a capire di che cosa stiamo parlando. Però insomma, quando non riuscivo a capire qualcosa, scrivevo a Gaia, cercavamo di essere sempre in parallelo, sempre negli stessi punti e io mi sono divertita tantissimo. Quindi il progetto nasce anche da questa nostra esperienza. Vogliamo ricreare un po' la stessa cosa per aiutare chi ha sempre avuto paura di questi autori e finalmente lo possiamo fare tutti insieme, rendendolo magari più leggero, più divertente, insieme si ha meno paura di questi autori. Il gruppo di lettura inizierà il 1 agosto e si concluderà il 31 gennaio del 2023. Abbiamo scelto di farlo durare 6 mesi, vediamo un po' insomma come va, se a voi piace, insomma vogliamo ricevere abbastanza feedback prima di continuare, e abbiamo pensato di strutturare i mesi in questo modo. Ogni mese è diviso in 2 tappe. La prima tappa prevede la lettura del libro dall'inizio fino alla metà del libro, poi saremo noi a dividere il libro, vi diremo l'esatta pagina in cui dobbiamo fermarci, perché alla fine della prima tappa faremo una live. Non sappiamo ancora se qui su YouTube o su Instagram, insomma ci dobbiamo ancora organizzare. Mentre la seconda tappa sarà dalla metà del libro che abbiamo lasciato in sospeso fino alla fine, e chiaramente alla fine ci sarà poi la live di conclusione
del mese, insomma, del libro che abbiamo letto in quel mese. Abbiamo inoltre creato un gruppo su Telegram, man mano voi vi inserite, noi lo stiamo mettendo il link direttamente su Instagram, nelle nostre storie, nelle storie in evidenza, nei post su Instagram ci sono tutte le indicazioni, è spiegato tutto lì, quindi mi raccomando, se volete sapere le cose nel dettaglio, le volete trovare a portata di mano, sappiate che su Instagram c'è direttamente il link per entrare nel gruppo di lettura su Telegram. Per il momento devo dire sono abbastanza felice perché siamo 45 persone e io non me l'aspettavo, quindi vi ringrazio, grazie per questa insomma per questo entusiasmo con cui avete preso questa grande notizia, noi siamo veramente felicissime. Ma passiamo adesso ai libri che leggeremo in questi 6 mesi. Nel mese di agosto leggeremo Luce d'agosto di Faulkner. Iniziamo questo gruppo di lettura con Faulkner, che è proprio il primo che io e Gaia abbiamo letto insieme. Se vedete 2 libri presenti in questa foto, non è perché ne leggeremo 2, ma perché potete leggerlo in qualsiasi lingua, cioè nel senso, se volete leggerlo in italiano lo leggete in italiano come me, se volete leggerlo in inglese o in qualsiasi altra lingua potete comunque farlo. Allora, di questo libro non vi posso dire non vi so spiegare la trama, perché sinceramente i libri di Faulkner hanno così tanti personaggi che non si riesce a capire, e secondo me è anche meglio, cioè se non si riesce a capire la trama il libro si prospetta essere una meraviglia, come è stato con Mentre morivo, cioè sapevamo che il tema era quello della morte, però non sapevamo cosa aspettarci. Comunque sono i personaggi che fanno la storia nei libri di Faulkner, quindi non vedo l'ora di iniziare proprio da lui. Nel mese di settembre leggeremo Manhattan Transfer di John Dos Passos. Questo dovrebbe essere proprio uno spaccato della vita sociale ed economica americana, con un focus sull'età del jazz e la vita contemporanea. Ad ottobre invece leggeremo Un bravo uomo è difficile da trovare di Flannery O'Connor, giusto? Sì. È una raccolta di racconti invece, quindi abbiamo cercato di mettere libri diversi tra loro per non avere sempre la stessa solfa. Sono 10 racconti anche qui con tanti personaggi, quindi raccolta di racconti sì, però sempre bello strong. A novembre invece leggeremo Libra di Don DeLillo, che parla del 22 novembre del 1963, data in cui morì il presidente Kennedy negli Stati Uniti, e di come questo evento ha cambiato profondamente poi la storia e la vita del paese, insomma. A dicembre invece leggeremo La colazione dei campioni di Kurt Vonnegut. Anche qui niente di normale, i libri di Kurt Vonnegut sono sempre folli. Io ho letto qualche mese fa Mattatoio numero 5, era bellissimo sicuramente, stupendo, ma da farti uscire fuori di testa, perché non c'è un... apparentemente non c'è un discorso logico. Una lettura abbastanza weird, devo dire. Rispetto a tutti gli altri sì, è quello più weird. Infine a gennaio leggeremo Vinland di Thomas Pynchon. La trama di questo libro è pazzesca, io l'ho sempre avuto in wishlist proprio perché la trama mi incuriosiva tantissimo. I personaggi sono un uomo e la figlia adolescente. Quest'uomo però, dopo aver radunato una quantità di giornalisti eccetera, inizia a buttarsi, a schiantarsi letteralmente nelle vetrine dei negozi, se non sbaglio. Sì, si lancia a peso morto contro la vetrina di qualche malfamato bar per convincere tutti gli altri che lui è completamente fuori di testa, che lui è pazzo. La premessa è fantastica, quindi io ho aspettative sinceramente molto alte per questo libro e sono contenta che Gaia l'abbia scelto e inserito in questa selezione. Abbiamo scelto 3 libri moderni e 3 libri postmoderni. Bene ragazzi, io non mi dilungo più perché altrimenti qui non ne usciamo, perché potrei continuare a parlare all'infinito di questi meravigliosi libri, ma abbiamo proprio fatto un gruppo di lettura apposta in cui ci possiamo sfogare.
E seconda cosa, è arrivato il momento di chiudere il video perché sto squagliando letteralmente. Quindi vi ricordo di andare su Instagram, sul mio profilo o il profilo di Gaia, in modo da avere il programma proprio a portata di mano e poter entrare direttamente dal link che vi abbiamo messo lì al gruppo di lettura che si trova su Telegram. Spero di essere stata chiara, di non aver dimenticato nulla. Io vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto. Mettete un like ovviamente se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io come sempre vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!